allo showroom Murrina Classica Veneziana. Sconti del 40 e del 50%? Vieni presso il nostro punto vendita in via Matteotti 4042 ad Avellino. Ogni palloncino rosa che vola in cielo ha la luce di chi non c'è più e la speranza di un futuro migliore. Alla vigilia della camminata rosa, Carlo Iannacci, primario della Breast Unit della Moschiati, lancia un appello alla comunità a partecipare all'evento che quest'anno riserverà un pensiero speciale al Centro per l'Autismo. Camminare insieme alimenta la consapevolezza che il cancro si può sconfiggere tutti uniti. E le volontarie sono senza dubbi e barriere, le indomite sentinelle della prevenzione. Stare insieme significa poter trasmettere, poter far percepire e di avvicinarsi alla malattia in maniera molto più soffota e meno traumatica come in passato. Quindi la paura che ci magari attanagliava un po' le persone cerca di essere sconfitta con la testimonianza delle persone che comunque hanno superato il problema e lo stanno affrontando e comunque hanno la voglia di guarire, di essere le persone di prima. La camminata rosa farà tappa al Centro per l'Autismo. Cosa si augura per quest'opera ancora ferma al palo? E come tutti noi speriamo che l'opera possa essere aperta nel giro di poco tempo. Ci saranno la testimonianza dei ragazzi del Mancini che comunque a sorpresa faranno qualche cosa, ci hanno detto a sorpresa, meglio così. Il così. Coinvolgimento delle ragazze delle scuole per aiutare il centro per l'autismo. È molto importante perché loro parleranno di autismo, ma questo è un modo molto importante per poter far avvicinare i giovani alla prevenzione. E questa è una delle tappe più importanti perché noi possiamo parlare delle persone adulte, però il mondo è loro, è dei ragazzi, quindi comunque far avvicinare questo mondo giovanile con una maniera molto anche delicata al mondo della malattia e cercare di avvicinarli anche al mondo di come possano essere poi curate, penso che sia una delle cose più importanti. E il mondo dei giovani, quindi speriamo e crediamo in loro e quindi loro devono farsi partecipi e loro devono essere il motore del nostro della prevenzione. Futuro. Dottore, sì. Quando vede tutti questi palloncini rosa in cielo, qual è il suo pensiero? Cosa prova? Purtroppo pensiamo sempre alle persone che non ci sono più, quindi è il motivo per cui, anche se sono attimi, perché poi vengono fotografati, uno si rende conto che in ogni palloncino ci sta un pensiero di una persona, un ricordo. Con una certa tristezza, ma anche con una certa gioia che magari lassù ci stanno guardando.